ragazzi, sono qui con il Talk Mic R, che è la nuova versione di Talk di queste bici elettriche di trail, più o meno. È un bici con 150 mm anteriore, 140 mm di scossione posteriore, con il motore Shimano IP8 con una batteria di 630 watt. C'è un limite di 25 km all'ora. Se vuoi pedalare più velocemente devi oltrepassare con il gambe. È un mallet, so posteriore abbiamo un 27,5, anteriore abbiamo un 29. Il telaio è fatto in lega di alluminio con una batteria non nascosto ma messo sotto il tubo obliquo per passare il peso il massimo possibile. Montato in sospensione Fox posteriore, Fox Rhythm 36 anteriore. Freni sono SRAM Guide RI con dischi di 200 mm. C'è una trasmissione di SRAM di 12 velocità. Poi abbiamo qui la registrazione telescopica di TOC con il telecomando, con il comando, scusa, sulla sinistra, il 7010, che è solo bianco e nero, ma poi hai tre modi di assistenza, cioè boost, trail e anche eco. Poi hai opportunità di tirare fuori il telefonino e collegare con Bluetooth e fare altri cambiamenti sul motore. Il prezzo di listino è 5.790 euro. Abbiamo pedalato intorno di 1000 metri di slivello, ma dopo 7 ore in macchina sono un po' stanchino. Sono fatto tutto in boost. Vedi, batteria, due attacchi. Ci abbiamo fatto? 1000 metri. Siamo adesso a quota? Saremo, se di preciso, saremo sui 2, 3, 2, 4. Ok. Questa bici è più uno stile trail che enduro, che la MIG che portano i rider questo stile di sentiero, sentieri senza stress. Wow, siamo sopra gli alberi adesso. In salita abbiamo trovato un e-bike che è molto stabile. In salita dare una sensazione di leggerezza. C'è sempre tanto grip. Anche la posizione delle pilote è abbastanza tranquillo. È comodo, è ideale per giri e giorni lungo in sella. In discesa il mezzo ha tanta manovrabilità, non è super stabile a alta velocità. Se hai l'intenzione di andare veloce, meglio usare il TK01, il versione enduro di Top. Abbiamo trovato un e-bike che risponde a tutti i nostri input con una immediatezza che ci dà l'opportunità di guidare con facilità su sentieri molto tecnici. Già meglio. In discesa abbiamo visto che la geometria e lo stile di guida è dolce e comodo. Ok, dai, dopo la prima discesa siamo contenti. Prima prova anche su una nuova bici, sto sempre da pensare, sistemare un po' la bici, anche le settings, il settaggio dipende. Poi mi sembra che con 1000 metri, sempre in boost, rimane un tacco, che non è male anche quello, so c'è una batteria di 630. In conclusione, siamo stati contenti di provare il Mic R, un e-bike per un tipo di utilizzo trail e esplorare. È ideale per sentieri media livello. La Mic R ha una prestazione buona come rapporto qualità e prezzo.